L'ambito espressivo di cui trattiamo è di difficile definizione. Più che determinato, risulta solo evocato dalla parola decorazione nel suo senso comune. Questa parola, come scrive Gombrich nel suo saggio Il senso dell'ordine, studio sulla psicologia dell'arte decorativa, è divenuto un termine di gergo per alludere a un certo tipo di precedente e ha così perso quella connotazione precisa, qualunque fosse, che un tempo poteva rivestire. Fortunatamente è un errore pensare che quanto non si può definire non si possa neppure trattare. Se così fosse, continua Gombrich, non potremmo parlare né della vita né dell'arte. Non potendo dunque determinare l'ambito della decorazione contemporanea, semmai ne esista una, questo progetto espositivo va letto, nel solo contesto della formazione artistica. Nel contesto della formazione artistica delle Accademie Belle Arti Italiane, che sono poi anche le sole che mantengono nel loro piano formativo un indirizzo di studio di così difficile gestione, così scomodo. E possiamo solo trattare quindi la decorazione e trattarla dal privilegiato punto di vista di un atelier di indirizzo, come quello di decorazione B. Quindi dall'interno di un laboratorio finalizzato alla formazione di autori nel campo delle arti visive. Ma visto il carattere di una ricerca dai margini così sfumati e conspecifici che nel suo complesso appaiono così ampi, il nostro trattare, appunto, non può essere inteso se non nel suo senso etimologico, cioè di trarre fuori qualcosa da un paesaggio che risulta comunque in continua metamorfosi. Ma se volessimo identificare sul piano formativo un dato comune a questa pratica, dovremmo partire da un punto che renda evidente, se non una logica tecnica, almeno una logica di metodo. E possiamo farlo dichiarando che la decorazione è relazione, è un atto che ordina tra loro l'insieme delle parti che manipola e assume come elemento ulteriore dell'opera anche il contesto che la manifesta, sia sul piano fisico sia sul piano teorico. Quindi compiere l'atto del decorare significa quindi relare cosa a cosa. Per questo ci risulta evidente anche dalla parola decorazione, dal suo etimo, che rimanda a una convenienza, a un convenire, a un ordine. Infatti la relazione tra le parti sovrintende a ogni possibile ordine. L'ordine è relazione tra le parti, sia che la capacità di riconoscerlo come tale, come ordine, sia innata proprio alla natura dell'uomo, come sostengono e hanno sostenuto alcuni studiosi, primo tra tutti Popper, oppure sia che questo sia acquisito, come sostengono altri, attraverso l'adozione di precise norme culturali. Io personalmente non credo che l'uomo, quando nasce, sia una tabula rasa, ma questo è un altro discorso. Partendo da questo principio, da questo luogo,
presente all'interno della decorazione, che come dicevamo è la relazione, ci sorge una delle prime caratteristiche, cioè va da sé che la decorazione, proprio per questo principio di relazione, non possa prevedere alcuna autonomia dal contesto entro la quale si manifesta o con il quale si colleghi con il su un piano teorico. Non può chiaramente relarsi con se stessa, si relaziona a ciò che gli è esterno, all'altro. Non può infatti chiudere la questione in una pratica finalizzata all'armonia di forme e colori. Sarebbe alquanto riduttivo, soprattutto oggi, solo a questo. Questa dipendenza dal contesto ci consegna una pratica che non possiede quindi quell'autonomia che è propria all'arte pura. In termini formativi questo cosa significa? Significa che l'unica possibilità di esistenza di questo fare è chiaramente quella di rendere elemento fondante, qualitativamente proprio inequivocabile, positivo, questo suo dipendere. La relazione è dunque, per l'insegnamento di decorazione, il pilastro fondamentale sul quale edificare ogni processo didattico e creativo, tanto quanto lo è, per esempio, per essere chiari, la superficie per la pittura. E con questo non si intende ribadire semplicemente il concetto che è universalmente accettato, che se si decora si può decorare sempre solo qualcosa. La decorazione necessita di un qualcosa da decorare, quindi di un contesto. Ma piuttosto si intende accompagnare la riflessione al fatto che la natura di quest'atto, che è teso, come dicevamo, ad ordinare, oggi come si sviluppa? Si sviluppa con la stessa complessità che è propria al nostro tempo, alla nostra epoca. Infatti, se un tempo si poteva decorare un utensile, una parete, oggi proviamo a immaginare quanti e quali sono i contesti entro i quali è possibile, attraverso le immagini, intervenire per dare una specifica qualifica estetica, un ordine, un senso. Oggi che la relazione tra territorio e mappa, tra realtà contestuale e la sua interpretazione si è così terribilmente complicata. Cioè, al pari di quanto detto finora, come è già stato evidenziato, la stessa complessità investe una pratica che intende riproporre un ordine, una relazione tra elementi, la cui lettura diviene sempre più polisemica. Cosa comporta questo panorama come dicevamo, un panorama in continua mutazione sul piano dell'approccio creativo del singolo studente? È chiaro che viene meno un primo gradino, un riferimento che determini quantomeno una direzione iniziale, un elemento che aiuti ad avviare una pratica che conduca all'eccellenza. Cosa che avviene naturalmente all'interno di uno specifico disciplinare. Questo è un problema che ha natura identitaria. Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, non
non è un atto, ma è un'abitudine, come sosteneva Aristotele. E questa abitudine, questa frequentazione continua del problema è il fondamento stesso dell'atelier di indirizzo in un'accademia. Perché ce lo spiega Bushnell, che era un teologo statunitense, quando compara le abitudini al sistema venoso e arterioso e il sangue all'anima. È l'abitudine al gesto, quindi, che costruisce la struttura che consente un'espressione profonda, un'espressione radicata e identitaria. Ma come dicevamo, se uno studente di pittura può partire dalla pittura stessa, ha dei margini distinguibili entro i quali avviare il proprio lavoro. Lo studente di decorazione si ritrova completamente privo di questo gradino iniziale, deve necessariamente elaborare il lutto derivante dalla consapevolezza oggettiva della mancanza di un ambito disciplinare preciso, di una norma che limiti il fare in modo da consentirgli l'avvio. Lo studente di decorazione si ritrova quindi orfano e deve, come tutti gli orfani, ripartire da se stesso. Questo è il fulcro. Partire da se stesso. Deve avere le idee chiare. Magari non su. Sicuramente non su come, ma su cosa. Partire da se stesso. Sì, cioè deve provare a se stesso che si può creare, seguendo una sorta di via inversa. Se infatti un ambito disciplinare preciso, come la pittura, la scultura, consente una formazione che parte dall'ambito generale, dalla storia per giungere all'autore, nel nostro caso è indispensabile partire dall'individuo per giungere alla decorazione. La prima relazione richiesta, la prima relazione da costruire è quindi quella tra l'individuo e il proprio fare. E questa è, come tutte le relazioni, un atto di sottrazione, un movimento a togliere, e lo è in quanto scelta. Queste basi, immaginando un'esposizione che potesse porsi come un contributo sul senso più che sulla definizione dell'insegnamento della decorazione nelle accademie, abbiamo pensato di rendere evidente
questo primo approccio al problema, questo smarrimento. Che è abbastanza presente tra gli studenti che intraprendono questo particolare percorso di studio. E da qui il titolo Elaborare il lutto, con la precisazione arte orfana della specie, arte orfana della disciplina pura, di un solo specifico. Non a caso, nel corso dei seminari che hanno introdotto questo progetto si sono ripetuti i riferimenti storici e teorici alla contiguità tra il lato del decorare, la decorazione e l'utopia, comunque perseguibile, necessariamente perseguibile, anche se non attuabile, di un'arte totale. E per farlo abbiamo deciso di adottare il modello a cinque fasi dell'elaborazione del lutto strutturato da un medico psichiatra che si chiamava, perché è morta nel 2004, Elisabeth Kübler-Ross, che ha elaborato appunto questo modello nel 70. Un modello che descrive cinque momenti, cinque reazioni ad un evento traumatico, ad una perdita fisica o ideologica. Sono cinque fasi appunto non cronologiche o rigidamente sequenziali, ma che possono alternarsi, ripresentarsi, compenetrarsi nel periodo dell'elaborazione. Su questa griglia abbiamo cercato di verificare come ognuno dei giovani artisti coinvolti, sia studenti che ex studenti del corso di decorazione B, si sia posto nei confronti del problema della progettazione e della realizzazione della propria opera per la mostra. Ribadendo che si tratta di fasi e non di stadi, in questa occasione, nella fase della negazione, o del rifiuto, troviamo autori come Damiano Fasso, Matteo Schenkel, Michela Leonardi, Neil Barbizan, Alessandra Biondi. Senza andare a spiegarli tutti, che trattare ogni singola opera, che comunque appartiene ad una reazione di negazione o di rifiuto dello status quo, in un modo molto diverso, molto articolato. Prendiamo come esempio il lavoro di Damiano, che tenta di costruire sia, anche sulla base di quello che abbiamo detto prima, sia il decorato che la decorazione. E qui si scatena un moto inconscio, inconsciamente consapevole della fragilità di questa relazione autoreferenziale, che lo costringe a rendere quasi evanescenti le sagome che rappresentano, dal suo punto di vista, un tentativo di ancorarsi a una struttura narrativa. Parla di un omicidio, un suicidio d'amore nelle sue intenzioni, che diventa completamente irrilevante ai fini dell'opera. Però gli serve, come gli servono appunto, le sagome trasparenti. Quindi inconsciamente rese in una presenza dichiarata ma negata. Su questa struttura appunto che lui stesso costruisce, interviene con dei motivi dipinti. E
Dubita quindi del fatto che il suo gesto non possa esistere in una totale autonomia e la ricrea. Ricrea un'autonomia complessiva, un'autonomia che assomiglia un po' alle biosfere, quelle sfere dove si mette l'alga, il pesciolino, in modo tale che il pesciolino mangi l'alga e attraverso i propri rifiuti organici la nutre, costruendo questo ciclo. Assomiglia un po' appunto a una biosfera. E paga quindi, con la conseguenza logica della fragilità, questa scelta di autonomia. In questa fase, nella fase della negazione, regna il dubbio, ma l'approccio resta comunque resistente e si relaziona con la realtà, anche se in modo inconsapevole, e proprio per questo ne evidenzia i tratti all'interno dell'opera. Nella fase della rabbia, invece, troviamo il lavoro di Anna Fietta, è un lavoro in cui la perdita dello specifico diviene evidente, si perdono i margini di qualsiasi disciplina, cioè non è una scultura, non è un lavoro di design, non è un'installazione, eppure è tutto questo sul piano dell'approccio critico. Quindi è una rabbia nel senso che è una reazione mossa dall'incoscienza, un atto disperato che vuole essere tutto, e proprio per questo non è nulla di quel che vuole o potrebbe essere. C'è poi la fase della contrattazione o del patteggiamento, dove troviamo i lavori di Rossella, Zancato, Lea Jasbeck, Valeria Busetta, Elisa Sartori che lavorano assieme, Stefan Bruno. Questa fase è una fase dominata dalla consapevolezza e dal tentativo di assumere in sé il controllo della situazione, come nel caso di Rossella che utilizza queste immagini di cornice barocche, ritracciandole usando il cavo per il segnale video. Quindi c'è un segnale che parte ed arriva ad un monitor. Il percorso che fa questo segnale è il disegno, il profilo di una grande cornice barocca. Questa scelta viene semplicemente mostrata nelle sue conseguenze. Il filo che porta il segnale è il vero luogo dove si compie il gesto, la sola parte dove avviene una manipolazione, senza però sottrarlo alla sua funzione. Quindi viene restituito ad un senso ulteriore e mantenuto nella sua funzione. Un senso ulteriore di una qualità estetica. Quindi il conflitto tra i due piani logici che vengono assunti contemporaneamente comporta un disturbo nel segnale che il filo veicola.
Quindi la realtà in questo caso è accettata e si comincia a reagire, a manipolarla, sì, ma tenendone conto, e si assume le conseguenze, si assumono le conseguenze del gesto come una parte integrante del lavoro. La parte invece della depressione. Questa fase è determinata dalla coscienza, che ogni ribellione è inutile. Qui troviamo lavori di autori come Ludovico Bomben o Francesca Piovesan. Francesca, per esempio, con il suo lavoro Narcisi, usa la fotografia senza in pratica utilizzarla, cioè nel senso va all'origine del senso stesso della fotografia, costruendo una macchina barocca dove la realtà e la rappresentazione si fondono, alludendo nel contempo all'impossibilità di una contiguità tra la realtà e il suo documento e appunto nel contempo al primato del punto di vista su qualsiasi possibile interpretazione. Il lavoro di Francesca mostra contemporaneamente un muro di mattoni e il muro di mattoni del magazzino. C'è poi la fase dell'accettazione. Che come dicevamo non è l'ultima o la prima, sono delle fasi che si alternano. E a volte sono anche compresenti. Qui ho provato a sintetizzarle per rendere evidente la problematica che si affronta. Non con l'idea di essere assolutamente esaustiva. Dicevo, la fase dell'accettazione è una fase dove la consapevolezza della realtà è stata filtrata in un sufficiente tempo di elaborazione. Qui troviamo i lavori di Nereo Marulli, di Cristian Piccolo, di Dan Deddy, Daniele Babbo e di Giulia Buono. E tra questi è interessante indagare il problema che viene posto al lavoro di Giulia. Giulia cosa ha fatto? Ha nel corso dei seminari rubato le intenzioni progettuali di Nereo Marulli, cercando di costruire la stessa opera. L'opera naturalmente alla fine risulterà molto diversa sul piano formale, proponendo la questione che è già stata trattata moltissime volte anche dallo stesso Gombrich, la questione della natura e del senso stesso dell'atto creativo. Se un tempo, cioè se più che su un tempo, se noi osserviamo un determinato tempo, un passato, non ci stupisce che con la stessa tecnica, lo stesso supporto vengano realizzati gli stessi soggetti. Pensiamo a una Madonna con Bambino dipinta da Bellini o da Tiziano. Stesso supporto, stessa tecnica, stesso soggetto, con risultati molto diversi.
accettiamo quindi che venga posto in un secondo piano, vengono posti su un secondo piano i problemi che per noi risultano cruciali, cioè il come fare e il cosa fare. La domanda che ci chiediamo è perché questa condizione oggi ci venga preclusa come individui, come uomini, e perché la possiamo intendere esclusivamente a favore dell'industria, della macchina. Giulia sembra in un territorio diverso e nuovo, anche se continuamente è sempre presente. Pensiamo per esempio alle regole del gruppo inglese attivo ai primi del Novecento, che si chiamava Omega Workshop, dove ogni componente era chiamato a lavorare assieme agli altri, esercitando sugli altri una critica e accettando le critiche degli altri e utilizzando senza alcuna limitazione, senza alcuna remora, le idee che gli altri proponevano. Questa cosa ci suona ormai come uno scandalo. In un tempo come il nostro, in un tempo come il nostro dove l'idea ormai completamente sostituito l'esperienza. Arriviamo ad intendere come una sorta di invito al plagio, senza osservarne quella che è la radice di questo pensiero, anche principi, antichi motti che invitavano ad imparare dagli errori degli altri, avvisando che il limite di una vita non consentirà mai di commettere tutti gli errori necessari. Uno dei componenti dell'Omega Workshop, Clyde Bell, marito di Vanessa Bell, che era la sorella di Virginia Woolf, animatori assieme appunto degli Omega Workshop, scriveva: tutti parlano di arte, facendo una classificazione mentale per cui si distingue la classe opere d'arte da ogni altra classe. Come si giustifica questa classificazione? Qual è la qualità comune e peculiare a tutti i membri di questa classe? Ci deve essere qualche qualità in assenza della quale un'opera d'arte non esiste e in presenza della quale, anche in minimo grado, un'opera non è mai del tutto priva di valore. Che cos'è questa qualità? Quale qualità è condivisa da tutti gli oggetti che suscitano le nostre emozioni estetiche? Qual è la qualità comune a Santa Sofia e alle vetrate di Chartres, ad una scultura messicana, ad una ciotola persiana, a un tappeto cinese, agli affreschi giotteschi di Padova e ai capolavori di Poussin, di Piero della Francesca, di Cézanne? C'è una sola risposta che appaia plausibile: la forma significante. In ciascuna di quelle opere, linee e colori combinati in un certo modo, certe forme e relazioni di forme, suscitano le nostre emozioni estetiche. Queste relazioni e combinazioni di linee e colori, queste forme capaci di provocare reazioni estetiche, le chiamerò forma significante. E la forma significante è la sola qualità comune a tutte le opere d'arte visiva. Qua non è importante condividere o meno la risposta che si dà a Bell. Quel che deve essere assunto,
come un dato fondamentale, è come la decorazione da sempre costringa ad un eccesso di problematicità nell'approccio alla pratica. E questo che è un ulteriore difetto, è probabilmente il motivo che ce la consegna ancora come un territorio necessario, seppur ostico e poco frequentato, soprattutto sul piano formativo. Forme e relazioni di forme, scriveva Bello, un sistema quindi organico che sopravvive grazie alle relazioni che riesce a costruire e a restituire. Un sistema organico che oggi ci risulta ben più difficile, ben più complesso da realizzare che nel 14. Oggi che abbiamo dei modelli relazionali che fondano anche i sistemi informatici, le basi dati, modello relazionale. Spiegato il modello relazionale. Che cos'è il modello relazionale in informatica? L'assunto fondamentale del modello relazionale in informatica è che tutti i dati sono rappresentati come relazioni. Molti autori oggi, come nel passato, si sono impegnati a realizzare dei modelli simili, cioè degli organismi formali in grado di consentire non tanto un'autonomia autoportante, quanto un'autonomia costruita appunto su un complesso di relazioni che consentisse, in alcuni casi, questa era la tensione, all'opera di autocostruirsi e all'autore, parafrasando Joyce, scriveva appunto Joyce, di permettersi all'autore di sparire. Indifferente, lui scrive, occupato a curarsi le unghie. Quindi, da quel punto di vista, la sola autonomia possibile è un'autonomia relata. Va però altresì chiarito per onestà che la decorazione è il
fallimento di questa autonomia. È un fallimento che porta comunque con sé il ricordo dell'obiettivo. Non si può non fallire, visti i presupposti. Il problema da porci è se l'unico obiettivo sia effettivamente quello di raggiungere l'obiettivo o di perseguire l'obiettivo. Va anche detto che forse questo rapporto tra fallimento e obiettivo, questa evocazione che ha una qualità simbolica, pone la decorazione su un piano emblematico nei confronti dell'arte visiva in generale. Si tratta di capire, anche in un tempo come il nostro, che vi sono cose che esistono se e solo se vengono perseguite, indagate. Cioè, ci sono ambiti che possono essere evocati evocati, solo attraverso i metodi e i modi della ricerca. Quando si cesserà di indagarli, semplicemente non saranno più fruibili, fino a quando qualcuno non si porrà nuovamente il problema della relazione, dell'organicità del prodotto artistico, immaginando un'ulteriore utopia di un'arte totale o di una bellezza fondata su un'estetica formalista. Che proverà fallendo naturalmente ad affermare il proprio primato. Tornando sul piano della formazione, per concludere, va chiarito che l'elaborazione del lutto è da intendersi come una condizione irrinunciabile. Lo studente si ritrova in una situazione di conflitto e deve periodicamente risolverla. Da un lato la propria espressione deve fondare su chiare scelte individuali, come abbiamo visto. Dall'altro lato la propria individualità deve essere ostaggio di una pratica che fonda sulla relazione. Si ritrova in una condizione, direbbe Bateson, simile a quella della farfalla pane e burro, narrata da Lewis Carroll. In Alice attraverso lo specchio, cioè se trova il tè leggero, tè leggero con panna di cui si nutre, nel momento in cui immerge la sua testa per bere, la sua testa è fatta da una zolletta di zucchero, quindi la sua testa immancabilmente si scioglierà. Se non trova il tè leggero con panna di cui si nutre, convinta di potersi nutrire solo di quell'alimento, muore di fame. E si tratta quindi di cambiare le proprie convinzioni per risolvere il conflitto e decidere che per sopravvivere si devono fondare delle regole nuove, si possono fondare delle regole nuove.
cioè allargare il campo dei propri materiali manipolabili, assumendo all'interno di questo campo anche la regola. Questo è necessario perché le regole devono essere necessariamente obbedite, ma solo se sono strumento e non dei padroni da servire ciecamente, come ha richiesto da uno studente nella sua fase propedeutica. Le regole servono all'uomo e non deve l'uomo servire le regole, chiaramente, soprattutto in un ambito come quello dell'arte, dove l'uomo parla dell'umano all'umano, sarebbe paradossale. Decidere, insomma, che l'organicità dell'opera possa fondarsi anche al di là dei cancelli entro i quali tendiamo, anzi tentiamo, oltre che tendiamo, entro i quali, dicevo, tentiamo di rinchiudere, e fortunatamente senza alcun successo, quel che noi chiamiamo arte.